L'educazione al rispetto degli altri parte dai banchi di scuola. Su questa linea proseguono gli incontri dal titolo Abruzzo contro il bullismo organizzati dall'Associazione di Promozione Sociale e Società Civile e sostenuti dall'Assessorato regionale alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, che fino a marzo interesseranno numerosi istituti in tutta la regione Abruzzo. Parlare con gli studenti rappresenta l'unica arma per contrastare questo triste fenomeno. Io penso che comunque almeno tutti una volta nella vita abbiano comunque passato un periodo dove sono stati bullizzati da qualcuno e magari nemmeno l'hanno detto per paura, però penso che comunque se succede a qualcuno va detto, perché i più grandi soprattutto possono aiutarti in queste situazioni. Io personalmente mi è capitato di vivere certe situazioni, ma comunque è nulla di troppo grave, però comunque a chi succede dico di dirlo e di parlarne. Una problematica, quella del bullismo e soprattutto del cyberbullismo, che preoccupa sempre di più. Per questo motivo la parola d'ordine è quella di parlare e denunciare. Purtroppo la tecnologia e i social sono un metodo molto diffuso per bullismo perché si creano molti account fake e su questi account vanno a insultare, a bullizzare questi dei ragazzi più deboli, magari anche su un'altra formazione sessuale o di un'altra nazionalità o un altro colore di pelle. Quindi sono purtroppo delle situazioni che non ci dovrebbero stare, a partire dai genitori, dall'educazione che fanno a casa. Un fenomeno che non può e non deve essere sottovalutato, soprattutto visto che gli ultimi dati statistici dicono che è in crescita anche nella nostra regione. Per questo è necessaria una maggiore sensibilizzazione per un'incisiva azione di prevenzione. La scuola è in prima linea perché, come vedete, da come sentiamo, i ragazzi hanno bisogno di noi. Noi li invitiamo a parlare, però loro devono sentire che la scuola c'è, devono sapere che sono problemi che si devono affrontare e risolvere. Possiamo dire che c'è una linea molto sottile tra scherzo e bullismo? È sottilissima, io sintetizzo una battuta che ci hanno insegnato i nostri genitori. Lo scherzo è bello quando dura poco. La domanda è: nel momento in cui lo mettiamo online, quando è che dura poco? Quindi ne viene quasi meno il concetto di scherzo. Attenzione, perché ecco, poi lo scherzo messo online può sembrare un qualcosa di bello nel mondo reale, ma può diventare un qualcosa di terribile nel mondo digitale.